Si realizza nell'ambito del progetto Formazione e Informazione per la transizione al digitale per le PA all'interno del programma Italia Login che Formez realizza con Agid. Come sapete, perché avete seguito altre iniziative, abbiamo fatto questo affondo con questo ciclo di webinar che oggi si avvia e di cui vi diremo le date prossimamente, proprio per dare, diciamo, un approfondimento relativamente alle competenze digitali. Sulle competenze digitali, su questo tema è molto attivo sia Agid sia Formez. In particolare, come sapete, Formez attua anche per il Dipartimento della Funzione Pubblica un progetto competenze digitali per la PA che attraverso la fase di assessment e la successiva formazione consente ai dipendenti pubblici di consolidare le competenze digitali. In relazione al tema delle competenze, per esempio, il nostro istituto è stato nel 2015 il primo che ha realizzato un corso online sulla e-leadership e sul profilo di e-leader per diciamo, illustrarne le caratteristiche e anche dare delle indicazioni sugli ambiti, appunto, di applicazione di questo profilo. Oggi diamo conto di un'attività che è avviata all'interno di questo progetto da quasi un anno e che è ancora in progress e che, diciamo, ha come obiettivo l'elaborazione di un modello puntuale e aggiornato sulle competenze digitali e in particolare sulle competenze di e-leadership. Abbiamo cercato di dare con, appunto, i relatori di oggi, che poi vi presenterò, un quadro articolato e anche abbastanza definito che tenga conto un po' dei cambiamenti che sono intercorsi nello studio delle competenze digitali in quest'ultimo periodo, anche in relazione, diciamo, alla situazione Covid, alla situazione di emergenza che ha accelerato la spinta verso il digitale e i relativi processi di innovazione e di riorganizzazione dentro la PA che sono connessi proprio allo sviluppo della parte digitale. E poi all'analisi di nuovi elementi che diciamo, devono far parte delle competenze che deve assumere il dipendente pubblico. In quest'ottica voi trovate che nel titolo abbiamo usato questo aggettivo competenze moderne, che vuol dire che non sono soltanto competenze ovviamente attuali del tempo in cui viviamo, ma che sono competenze, l'abbiamo usato questo termine un po' in contrapposizione anche a quello di competenze tradizionali. Quindi oggi vi evidenzieremo degli elementi che sono di novità rispetto a questo tema, vi verranno citate appunto le fonti che sono state utilizzate e che costituiscono appunto il patrimonio informativo di base sia a livello diciamo nazionale che internazionale per chi si interessa di competenze digitali. E poi con gli obiettivi di cui ve ne evidenzio alcuni, intanto appunto individuare degli elementi di novità intervenuti appunto sull'esame delle competenze digitali, di costruire un quadro sinottico, cioè di provare a fare sintesi rispetto a quelli che sono gli elementi emersi dalle fonti che poi vi verranno citate. Elaborare un focus anche sulle competenze di e-leadership e sul profilo degli e-leader, oltre a stimolare naturalmente il dibattito sulle competenze in ambito digitale tra chi se ne occupa, tra appunto chi in questi anni si sta occupando. Naturalmente l'obiettivo principe è quello anche di avere un focus sulla formazione, di fornire elementi per programmare la formazione. Per programmare una formazione non in modo estemporaneo e non, diciamo, in modo molto specifico, per fare una formazione che sia in qualche modo correlata ogni volta, molto organica rispetto ai percorsi di cambiamento organizzativo che appunto vanno verso la trasformazione digitale della PA, con modalità operative che non siano appunto solo tradizionali e sempre separate dai contesti di lavoro, un po' come la cosa che stiamo facendo noi oggi. Con obiettivi un po' più di ampio respiro, nell'ottica appunto di attribuire alla formazione un ruolo che sia centrale, di perno rispetto al rafforzamento della cultura dell'innovazione. Quindi di dare sempre delle informazioni di scenario per fare in modo che
una cosa a cui Formez crede, che appunto diciamo già da quel corso del 2015, è che si possono creare forme di leadership diffusa. L'e-leadership non deve essere pensata soltanto come, diciamo, competenza delle figure apicali, ma a tutti i livelli, a seconda appunto delle proprie conoscenze, del ruolo, dell'operatività quotidiana, un dipendente pubblico può essere nel suo piccolo un e-leader, anzi deve esserlo perché questo accelera appunto il processo di trasformazione digitale. Allora, passo al programma di oggi velocemente. E vi dico che appunto ci sarà una prima parte che introduce Federica Ciampa di Agid, in cui questo quadro sinottico di cui vi ho parlato verrà illustrato, quindi vi illustrerà un modello di leadership aggiornato. Seguirà Antonio Tappi che vi parla dei modelli organizzativi efficaci secondo appunto uno studio, un'analisi di casi tra alcune amministrazioni che abbiamo realizzato, perché questa parte diciamo ha seguito la parte di analisi della letteratura che vi dicevo prima, c'è stata una parte di studio dei casi e poi diciamo avremo anche uno di questi casi, l'esperienza dell'amministrazione regionale della Puglia e Maria Morena Aragone, che è il supporto giuridico dell'ufficio responsabile per la transizione al digitale della Regione Puglia, vi illustrerà, secondo appunto una serie di direttrici che abbiamo sviluppato, il caso della Regione Puglia. Vi ricordo che questo webinar dura un'ora e che non c'è lo spazio per le domande perché è il format che abbiamo adottato in coerenza con gli altri webinar della settimana dell'amministrazione digitale, di cui vi metterò in chat il link per guardare il programma. In particolare vi invito a seguire l'altro webinar del progetto che si realizza mercoledì 18 e sempre e invece domani, sempre mercoledì 18, un webinar di pomeriggio sui servizi digitali della PA. Vi metto poi in chat i link. Allora proviamo a sentire Federica se si collega con webcam e microfono. Eccomi, buongiorno a Ecco tutti, grazie Federica, Patrizia. allora stacco subito. Grazie mille. Bene, buongiorno, ben trovati. Vado velocemente, diciamo appunto, come diceva Patrizia, a ripercorrere con voi questo lavoro di analisi in parte desk, in parte sul campo, che ci ha permesso di sintetizzare e formalizzare alcuni elementi che possono tornare utili nell'operatività del quotidiano degli leader ai vari livelli e anche a diciamo, immaginare, no, e a formalizzare forse in maniera più puntuale i fabbisogni formativi e anche l'offerta formativa conseguente. Come abbiamo proceduto? Di fatto siamo partiti da analisi desk dei principali contenuti tematici negli ultimi anni formalizzati in tema di competenze digitali e sempre più negli ultimi focalizzati anche sul tema del leadership. È stato quindi elaborato un quadro di sintesi, un quadro sinottico che mette in parallelo le varie metodologie applicate e che evidenziandone correlazioni e differenze. Dopodiché, rispetto al quadro e ai risultati che ne abbiamo potuto evincere, parallelamente sono state condotte anche dei casi di studio, delle interviste mirate a delle realtà in cui leadership in particolare deve essere esercitata, quindi parliamo degli uffici RTD di alcune amministrazioni. Tra cui avremo oggi con noi, che ringraziamo, una testimonianza preziosa dell'ufficio RTD della Regione Puglia, la dottoressa Ragone. Fatta questa parte di interviste, è stato possibile ancora di più affinare e arricchire il contenuto in termini di supporto metodologico
lo sviluppo di un percorso di crescita e di transizione verso il digitale anche dal punto di vista delle competenze. Questo, insomma, sostanzialmente è quello che vi ho già sintetizzato e che in parte vi ho anticipato anche Patrizia, lo trovate sintetizzato in questa slide, che ovviamente poi vi rimarrà a voi. Chiaramente il risultato finale di questo lavoro è la produzione di alcuni documenti che andranno completati e consolidati e che poi potranno diventare un patrimonio comune. Ok, allora, quali sono stati l'oggetto, i documenti oggetto dell'analisi DESC, no? Della prima fase di cui parlavamo prima? Beh, sicuramente il syllabus che tutti conoscerete, delle competenze digitali per la pubblica amministrazione, che esiste da luglio 2020, un documento del Dipartimento della Funzione Pubblica, che per primo ha definito diciamo, un set minimo di competenze necessarie, diciamo, al dipendente pubblico non esperto ICT per affrontare la realtà che si trova davanti, si cominciava a trovarsi davanti. Un altro documento che penso sia abbastanza noto comunque è il DigiComp, cioè il quadro europeo di riferimento per le competenze digitali dei cittadini in senso generale, la cui versione presa in considerazione per questa analisi è quella è la versione 2.1 emanata anche qui un paio di anni fa, cui però di recente è stata aggiunta un upgrade, diciamo, un affinamento che non stravolge minimamente l'impostazione metodologica, ma che anzi la arricchisce. Quindi dicevo, un quadro di competenze digitali questa volta rivolto a tutti i cittadini, quindi non solo sui funzionari, insomma, sui dipendenti pubblici, che rispetto al syllabus, intanto è così, cominciamo a scendere anche un po' più nel concreto, prende in considerazione anche una dimensione che è quella degli esempi di utilizzo di queste competenze, perché il syllabus prende in considerazione le quattro dimensioni classiche, quindi l'area della competenza, la descrizione della competenza, il livello, diciamo, della competenza raggiunto o che si vuole raggiungere e la descrizione di ciascuna singola competenza all'interno di ciascuna area di competenza in termini di descrittori sostanzialmente basati su conoscenza, in definizioni di conoscenze e di abilità. A questa, dicevo, il DigiComp aggiunge anche la dimensione degli esempi di utilizzo, che è sicuramente una dimensione che al di là di tutto fa anche molto, è anche molto utile in un contesto di sviluppo del personale o comunque di crescita professionale anche nell'ambito pubblico, per scendere un po' dalla teoria ed essere un po' più operativi nella pratica. Sulla scia dell'impostazione del DigiComp, Agid ha emanato nel febbraio 2020 le linee guida per le competenze digitali. Questo è un arricchimento, diciamo, un inquadramento rispetto al framework del DigiComp, anche un iniziale inquadramento anche delle competenze di e-leadership. Diciamo che l'impostazione rimane la stessa a livello metodologico in questo documento, quindi sono sempre cinque le dimensioni descritte, ma si va via via ad inquadrare di più il discorso delle aree di competenza, non più solo, diciamo, di base o comunque che devono essere a 360 gradi il patrimonio comune dei dipendenti pubblici, ma
si va a guardare anche più da vicino, si comincia a analizzare anche l'aspetto più propriamente di leadership. Accanto a questi documenti, un documento molto interessante che è stato pubblicato dall'OCSE lo scorso settembre è un report anche qui, diciamo in una sua prima release, chiamiamola così, che apre quindi la strada a approfondimenti successivi, proprio sul focus del ruolo dei manager pubblici nell'era digitale. È molto interessante l'inquadramento che viene fatto in questo documento, perché diciamo, in qualche modo comincia a evidenziare la necessità di sintesi che un manager pubblico deve poter fare nella gestione del proprio quotidiano, condizionato da vari fattori. Importante notare che questo documento, appunto, di settembre 2021, già fa suo rispetto al contesto e anche alle variabili in cui tener conto del discorso pandemia e smart working, e quindi la gestione dell'ibrido diventa un'area di competenza che da di cui tener conto e che ha bisogno di essere formalizzata. Adesso poi scenderemo meglio nel dettaglio. L'ultimo documento preso in considerazione in parallelo e per comunque verificare l'impostazione che si via via si stava dando con dei contenuti diciamo anche formali è stata la norma emanata appunto dall'ente di normazione italiano nel maggio 2021 per quanto riguarda le attività professionali non regolamentate e qui anche qui il focus è proprio sull'aspetto manageriale, nell'ambito quindi della gestione dell'innovazione. Vedremo adesso come in questa norma di fatto abbiamo poi ritrovato buona parte dell'impostazione e che abbiamo quindi potuto confrontare e consolidare grazie a queste indicazioni. Questo chiaramente è il percorso di analisi, a cui siamo arrivati. Il risultato finale è stato quindi un quadro, diciamo, di competenze di leadership suddiviso in aree e con dei descrittori e parallelamente l'individuazione di tre profili di leadership, perché le leadership sicuramente, come sappiamo tutti e come insomma è una considerazione che sicuramente è importante tenere presente, non può essere esercitata solo dal vertice, ma è una competenza complessa, un insieme di competenze che per gradi va esercitata a tutti i livelli della gestione di attività o processi che riguardano la trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Quindi qui diciamo alcuni primi elementi in cui che cosa alla fine si è evidenziato a livello di analisi desk. Che sicuramente la parte di upgrade possibili a questa diciamo, sequenza di documenti ufficiali è sicuramente quella di descrivere e approfondire meglio non solo l'inquadramento a livello di definizione di competenze, ma il vero e proprio set di descrittori, che sono quelli poi che guidano in qualche modo, che possono fare da cartina di tornasole, vuoi a livello di assessment, vuoi a livello di progettazione della formazione, per quanto riguarda le leadership, in particolare per la cosiddetta area delle soft skills e quella delle competenze per l'open government. Dicevamo delle variabili da considerare, no? Quali sono sostanzialmente, le possiamo vediamo qui, ma le vediamo meglio anche una sintesi forse più efficace nella slide successiva. Che cosa va tenuto conto in questo percorso appena avviato di aggiornamento di competenze barra descrittori di leadership? Sicuramente i condizionamenti a livello socio-economico,
Qui vedete scritta la pandemia, ma purtroppo sappiamo bene che ci sono altre nuove, diciamo, tristi novità che vanno tenute conto, di cui tener conto in un contesto di questo tipo. Sicuramente viaggia parallela a tutte queste cambiamenti, stravolgimenti o emergenze, come le vogliamo chiamare, del tessuto e del contesto socio-economico, la crescente rilevanza che hanno quindi tutto ciò che può essere introduzione di innovazioni, di strumenti tecnologici nell'operatività quotidiana della pubblica amministrazione, che comporta quindi ovviamente anche degli aggiornamenti e delle novità dal punto di vista normativo. Questo insieme che cosa comporta? La necessità di prevedere nuovi percorsi formativi. Quelle competenze di cui parlava Patrizia prima, e tener conto anche dal punto di vista dell'operatività di ciò che arriva come impostazione di documenti e di pianificazione, anche finanziaria, ovviamente. Quindi, volendo sintetizzare questo discorso, da un lato abbiamo sicuramente l'innovazione tecnologica che marcia portandosi dietro novità normative, no, novità di contenuto tecnologico che cresce sempre, e novità in termini di strumenti finanziari anche per finanziare questo cambiamento, e dall'altra la presenza di cambiamenti, purtroppo anche un po' continui e sempre nuovi, contingenti, che hanno condizionato, sappiamo benissimo quanto ha condizionato la pandemia a livello di lavoro e di competenze e di cambiamenti organizzativi. Quindi abbiamo nuove competenze nella PA e nuovi ruoli nella PA di cui tener conto. Diciamo che quello che rispetto a questo contesto è emersa come un risultato, come un inquadramento che a livello operativo sposava, diciamo, sia gli input a livello di contesto, sia quelli metodologici derivanti appunto dall'analisi dei documenti che abbiamo visto, è stata quella di una classificazione. Vado direttamente sull'altra slide perché così lo vediamo meglio. Una classificazione in aree di competenze di leadership e una parallela definizione di profili di leadership, non solo, diciamo, a livello, del top e middle management, ma anche a livello di specialisti e di tecnici dell'innovazione, che comunque devono in ogni modo poter essere in grado di esercitare anche solo una parte delle competenze di leadership. In questo senso, l'approccio qual è stato? Allora, da una parte parlavamo della gestione dell'ibrido, da un concetto questo nuovo, che però si sta affermando, ne parla la stessa OCSE in quel documento di cui vi accennavo prima. Gestire l'ibrido in questo momento, gestire vuol dire, significa gestire principalmente ovviamente il lavoro in modalità agile, in modalità smart. Con tutto quello che comporta in termini di competenze e di abilità, ma anche gestire l'ibrido che deriva da che cosa? Dalla necessità di sposare diciamo, gli obiettivi di trasformazione digitale che ci si pone a livello di pubblica amministrazione con il risvolto, diciamo, amministrativo, cioè quello che poi deve essere tradotto in termini di procedimenti e procedure e regole e norme per l'amministrazione. Quindi sicuramente la gestione del libido è un'area di competenza, adesso la vedremo un pochino meglio, che è fondamentale.
Dopodiché, il ragionamento che è stato fatto è stato quello di seguire un po' il ciclo di vita anche dell'innovazione stessa e di quindi immaginare delle aree di competenza che lo seguano e che man mano ne sviluppino le varie fasi. Quindi c'è ovviamente una fase di guida dell'innovazione che viene fatta a livello politico-strategico, poi c'è una prima fase più manageriale, ma sempre diciamo, di un livello medio-alto, che è quella dell'introduzione dell'innovazione all'interno della pubblica amministrazione. C'è poi una fase di vera e propria gestione di management puro e di organizzazione dell'innovazione all'interno della singola amministrazione, e poi c'è una fase che diciamo, ancora diciamo, poco praticata, poco esplorata, ma che è importante comunque cominciare a definire, perché la fase di valutazione dei risultati, dei cambiamenti introdotti e delle innovazioni introdotte è fondamentale in una logica di trasformazione digitale, come spesso sentiamo dire, data driven, che comunque riporta, no, e aiuta la prosecuzione e che chiude il cerchio. Quindi questa è l'impostazione che è stata adottata. Scusate, sono andata, ho dato doppio clic. Ok, adesso negli ultimi 2 minuti, queste poi vi rimangono, vi do così un flash di come è strutturato quindi questo frame. Questa è l'area di competenza di gestione dell'ibrido. Al momento sono state individuate 5 competenze. Ma ovviamente questo non vuol dire che gestire l'ibrido sia uguale solo o possa essere puntualizzato solo rispetto a queste 5 competenze specifiche, perché ovviamente questo, come diciamo prima, è un inizio. 5 competenze specifiche, queste e quelle della slide successiva, a cui sono collegati i descrittori di cui dicevamo prima, quindi in termini di conoscenze e di abilità per ciascuna di queste aree, di que ciascuna di, questa competen di queste competenze nell'area di competenza gestione dell'ibrido, e a ciascuna di queste competenze è collegato anche il profilo e-leader che su differenti diciamo, nuance o comunque livelli di conoscenze e di abilità deve possedere ciascuno dei 3 profili individuati. I profili sono il tecnico dell'innovazione, che è una figura molto operativa, che ha dentro, diciamo, a processi e a progetti in atto, è per lo più un analista, un tecnico, che comunque deve essere in grado di gestire dal suo punto di vista tutte le necessità, tra cui quella della gestione della situazione ibrida. Una cosa importante che mi sono dimenticata di dirvi è che i profili sono previsti appunto il tecnico, lo specialista dell'innovazione, che è, diciamo, una figura che comincia ad avere, diciamo, un livello di managerialità, un project management di livello intermedio. E il manager dell'innovazione, sia il middle management che il top management, che chiaramente ingloba, diciamo, a scalare tutte le competenze previste per i ruoli più bassi. Questa è un po' l'impostazione anche data nella norma UNI di cui vi ho parlato prima. Vedendo questa situazione capovolta, e anche questo è appunto uno dei risultati che abbiamo formalizzato, rispetto quindi a ciascun profilo, quali sono, vabbè, i tipi di ruoli a livello esemplificativo, quali sono le aree di competenza su cui questo profilo impatta. E chiaramente il manager, che è il livello più alto di questi profili, più ampio, la portata più ampia, le ingloba tutte le aree di competenza. E poi anche a livello di singola competenza, quale deve essere quella posseduta e con quale livello, diciamo. Quindi parliamo sempre in questo caso di un livello consolidato, ovviamente, per quanto riguarda la figura del manager. Questo, ripeto, è un lavoro che vuole in qualche modo aiutare
nell'operatività, nella comprensione di quella che può essere una definizione a livello organizzativo di fabbisogni, necessità formative, ma anche a livello di assessment, e che, come poi vedrete anche in quello che vi diranno i colleghi successivamente, si ritrova molto poi, si adatta molto all'operatività in cui in effetti gli leader a più livelli si trovano ad agire. Ok, io penso di aver Grazie, terminato. grazie mille. Grazie mille Grazie a voi. Federica, è stato un quadro molto esaustivo e le slide, come avete visto, sono anche più approfondite rispetto a quello che si può fare nel tempo che abbiamo a disposizione. Do subito la parola ad Antonio che ci illustra appunto alcuni modelli organizzativi Matrizia. efficaci. Prova a Sì, parlare, anche grazie. Antonio. Buongiorno Ok, ti e grazie. Allora, diciamo, il mio intervento, diciamo, approfondisce un po' quello che è l'altra parte di attività che il progetto, diciamo, ha realizzato. Sostanzialmente, l'idea è qual è stata? Quella di consolidare, diciamo, o meglio, aggiornare e cercare di capire anche operativamente all'interno delle organizzazioni quali fossero poi i modelli organizzativi efficaci, quali fossero le competenze che nelle amministrazioni che si stanno muovendo sul tema digitale fossero principalmente diciamo, presenti, o anche ovviamente vedere quali sono i gap di competenze che necessitano. Questo diciamo, ha significato quindi così parallelamente attivare un'attività di analisi organizzativa su alcune amministrazioni pubbliche che sono state selezionate per un primo gruppo per verificare proprio dal di dentro, dall'operatività, da quello che sono poi gli addetti ai lavori che operano all'interno delle amministrazioni, quali fossero effettivamente le condizioni organizzative più efficaci per favorire la transizione digitale, quindi favorire tutto quel processo di innovazione che sta fortemente cambiando e fortemente ovviamente determinando anche una necessità di nuove competenze, come in parte il modello illustrato precedentemente cerca di fornire un primo quadro. Questa percorso di analisi si è strutturato da un'impostazione di un primo schema di analisi e degli strumenti, progettando gli strumenti di analisi che sono stati un breve questionario, una griglia di analisi che è stata sottoposta alle amministrazioni, quindi attraverso questa somministrazione di una serie di domande che andavano quindi a cercare di raccogliere le informazioni di base su quelli che erano gli elementi definiti come oggetto di indagine. Al quale questionario, a questa prima risposta, diciamo, gestita da remoto in back office, è stata fatta un'intervista di approfondimento su alcuni aspetti specifici, prendendo in esame le informazioni acquisite in prima battuta, per poi approfondire con un confronto diretto con l'amministrazione quali erano poi effettivamente gli elementi che potevano essere interessanti. Come anche, diciamo così, come buone pratiche in questi casi di studio che abbiamo realizzato. E il focus dell'intervista poi è andato molto sul modello organizzativo e sull'ufficio transizione digitale. Quindi i referenti delle nostre interviste e analisi sono stati i responsabili di transizione digitale e gli altri colleghi coinvolti nell'ufficio su cui si è analizzato effettivamente la struttura e le competenze che sono il ruolo e le competenze all'interno della struttura. Da questo sono emersi, diciamo, sono stati fatti dei primi report di studio di caso, quindi approfondito gli elementi che Allora, Antonio, ti sei frizzato? Non so se adesso proviamo a recuperare sia l'audio sia il video
di Antonio. Abbiamo perso la connessione. Nel frattempo, vi ricordo, come vi dicevo all'inizio, ecco qui Antonio, Sì, eccoci sei, prova a mi sentite? parlare. Sì, ti sentiamo, C'è stato un riprendimelo. blackout, scusate, diciamo, sono scomparso, ora rieccomi. Stavo, diciamo, raccontando poi il percorso di definizione di tutto il framework. Ve lo riepilogo e vi do anche un po', diciamo, il tracciato che stiamo, di percorso che stiamo svolgendo. E cioè, sono stati individuati, abbiamo fatto un'analisi della documentazione di base e impostato l'analisi, come vi dicevo. Sono stati individuati alcuni casi di studio e sono state fatte le prime, diciamo, realizzata questa, studi, questi studi di caso per il primo gruppo di pubbliche amministrazioni, che in questo caso sono anche di diversa tipologia, perché sia regioni che comuni e che amministrazioni centrali, quindi come questo caso di studio sono state prese diverse tipologie di pubbliche amministrazioni. Il percorso che attualmente vede, e vi elencherò dopo l'individuazione dei primi elementi di interesse in questo, per proseguirà con l'individuazione e l'allargamento del gruppo di amministrazioni casi studio, proprio per avere una panoramica ancora più ampia delle varie tipologie anche dei comuni, anche perché anche rivolgendo, diciamo, lo stesso studio di caso e capendo, dentro di alcune tipologie di amministrazione, che possono essere i piccoli comuni, le unioni di comuni, ovviamente le necessità, le competenze e magari, diciamo, tutto quello che è la gestione della transizione digitale è in qualche maniera anche un po' diverso, o comunque per andare a cogliere quali sono gli elementi che sono in qualche maniera possono essere standardizzati laddove diciamo, si evidenziano in tutte le tipologie di amministrazioni, o quali possono essere un po' più peculiari rispetto alla tipologia, alla mission e al modus operandi delle amministrazioni. Verranno quindi pianificati una serie di incontri di condivisione del modello, come quello di oggi, è il primo proprio, diciamo, di attività in progress che andiamo a proporre, per poi in questo processo appunto diciamo di consolidamento e aggiornamento del modello, andremo a revisionare e a aggiornare il modello, il framework competenze leadership che abbiamo avviato con queste attività. Quali sono stati, diciamo, un po' gli elementi che siamo andati ad approfondire nei casi di studio? Ci siamo soffermati intanto su proprio delle interviste operative, organizzative, capendo un po', cercando di individuare quali sono le indicazioni operative, i suggerimenti e gli strumenti utilizzati dalle amministrazioni, quindi quello che effettivamente poi avviene all'interno delle pubbliche amministrazioni, come si cerca di trovare delle soluzioni per cercare di rendere efficiente il processo di gestione digitale. Abbiamo approfondito questi che sono gli ambiti un po' riportati in sintesi, cioè tutto l'ambito del contesto normativo e organizzativo che dà un input al cambiamento, quindi tutti quelli che sono i riferimenti normativi e il contesto organizzativo che le amministrazioni, in cui le amministrazioni si muovono, ai quali fanno fare riferimento. Siamo soffermati poi su quelle che sono i processi interni delle amministrazioni, quindi come viene gestito dal punto di vista proprio delle soluzioni proattive all'interno degli uffici, in questo caso gli uffici di transizione digitale. Capendo anche quali sono i ruoli e le competenze che gli uffici indagati hanno acquisito, anche a livello di modalità di lavoro e dei processi di innovazione, come vengono gestiti il cambiamento. Un altro elemento che è stato posto come focus di approfondimento nell'analisi organizzativa nei casi di studio è quello della redazione del piano triennale per l'informatica. Questo perché, essendo un documento strategico e anche operativo per tutte le amministrazioni, per andare a verificare un po' qual è la pianificazione strategica dell'investimento digitale e quale, insomma, sia la governance all'interno degli enti. Altro elemento che ovviamente è ritenuto fondamentale per l'aggiornamento del modello e per acquisire elementi e informazioni utili a capire quanto rispetto alla lettura scientifica dei documenti ufficiali che sono stati esposti prima, ci siano di correlazioni rispetto al quadro di competenze e conoscenze che gli enti oggi
per la gestione digitale hanno in essere, quali sono le competenze tecniche, relazionali, manageriali che possono essere in qualche maniera alimentate, qual è il fabbisogno e quali effettivamente poi sono effettivamente i ruoli e le competenze che sono oggi presenti nelle amministrazioni. Gli elementi che sono emersi dai casi di studio esaminati, in particolare, dagli studi di caso, quindi da questa analisi, sono emersi alcuni aspetti, principalmente un aspetto organizzativo, cioè abbiamo analizzato, enti che hanno affrontato un processo di riorganizzazione, molto di recente, e questo ha riguardato sia le funzioni, sia i processi di lavoro interni, sia le competenze, quindi un riaccorpamento o una distribuzione di competenze diverse negli ultimi anni, che ha evidenziato peraltro, cosa molto interessante, che il tema del digitale è stato, messo in evidenza con una specifica rilevanza organizzativa, cioè abbiamo riscontrato, delle organizzazioni, degli organigrammi, delle organizzazioni, di amministrazioni che hanno posto il digitale come effettivamente, emergente nell'ambito della struttura organizzativa dell'ente. Stessa cosa, diciamo, la strategicità dell'ufficio RTD e della sua governance. Gli enti che stanno operando nel digitale e che abbiamo analizzato, ritengono strategico, e questo, lo si vede anche dalla collocazione nella struttura organizzativa dell'ente, l'ufficio della transizione digitale, che è proprio per offrire una visione, diciamo, comune, una visione chiara e una governance, molto definita, del tema del digitale all'interno dell'ente. Questa cosa si ripropone nei processi di revisione e reingegnerizzazione che gli enti stanno affrontando proprio per l'introduzione poi di componenti tecnologici, cioè una digitalizzazione dell'ente che procede attraverso una reingegnerizzazione dei processi, anche in riferimento poi a quelli che sono i fondi PNRR che hanno ovviamente dato impulso a processi di digitalizzazione all'interno dell'ente. Questi elementi messi, diciamo, insieme e rivisti, lato competenze di leadership, afferiscono, per dare poi, diciamo, un ordine rispetto al modello presentato prima, alle aree di competenza guida dell'innovazione e introduzione dell'innovazione, perché ovviamente all'interno, diciamo, di processi di cambiamento organizzativi, di ruoli e di competenze, la capacità di saper guidare l'innovazione, di saperla introdurre, di saperla gestire attraverso una serie di abilità e competenze che noi abbiamo provato a descrivere nei descrittori, del modello, sicuramente sono degli elementi, di forte interesse, di forte necessità e fabbisogno. Sono presenti, nei casi studi abbiamo visto quali sono i punti di forza, ma sicuramente, diciamo, afferiscono a quest'area. Altri elementi emersi, sono una parte, diciamo, di innovazione interna che un po' si riferisce a quanto già detto prima, e che fondamentalmente, riguarda poi tutta la parte di nuove modalità di lavoro, smart working, nuove forme di lavoro, tutto l'ambito di progetti di trasformazione digitale che sono molto presenti, progetti di trasformazione digitale, tutto l'ambito della formazione continua del personale. Un elemento che accomuna questi elementi, diciamo, è quella della presenza di figure, di facilitatore, chiamiamole agenti di innovazione. Poi, peraltro, il caso, della Regione Puglia, che ci descriverà, la collega Aragone, su questo porrà anche un'attenzione particolare. Sostanzialmente, per gestire l'innovazione in quest'ambito di competenza così denominata nel modello, delle figure che facciano da ponte tra strategia e attuazione sono delle figure che facilitano, appunto, la messa a terra poi di fatto dei progetti e di quell'innovazione che all'interno si sta generando molti processi di cambiamento e quindi molte anche, necessità di formazione e di competenza del personale, per ragionare il personale. Altro elemento che è emerso dai casi di studio è quello di
che nella gestione del digitale, ovviamente, l'analisi, la valutazione dei programmi, dei progetti, tutti quelli che sono appunto le risorse date dall'analisi dei dati e gestire nuove buone pratiche, definire indicatori di risultato, KPI, indicatori di performance, è un altro ambito che è emerso fortemente come interesse, e questo che afferisce all'ambito di valutare l'innovazione è sicuramente un'area da rafforzare fortemente, nel senso che nei casi analizzati emerge la capacità in qualche maniera di gestire e di misurare poi l'innovazione, ma questo è tutto un tema, valutare l'innovazione, che è molto molto molto, diciamo, ancora da rafforzare e da esplorare, proprio perché la cultura della misurazione, che appunto, diciamo, in questo momento le amministrazioni sono consapevoli di operare su questo, va molto alimentata, e sicuramente è un ambito formativo che potrebbe, dovrebbe essere sicuramente oggetto di percorsi poi di rafforzamento delle competenze. Così come prospettiva finale poi di sviluppo, di rafforzamento delle PA, si può racchiudere un po' quello che sono stati, diciamo, questi elementi emersi dai casi di studio, che correlati anche al modello di leadership studiato attraverso l'analisi DESC. Possiamo andare a, diciamo, a risintetizzarli in questi ambiti. Sicuramente c'è necessità di valorizzare il patrimonio interno di conoscenze e competenze delle pubbliche amministrazioni, perché molto spesso non si conosce appieno quali sono le potenzialità che all'interno del mio ente, il personale può avere, e magari quindi attraverso un assessment di competenze, una valutazione di competenze, a priori una mappatura di skill, mi permette poi di magari di potenziare quelle stesse competenze che ho al mio interno per cercare di svilupparle, magari tenendo conto anche di un ciclo di gestione di innovazione, così come è stato rappresentato nel modello, per capire poi come andare a strutturare i percorsi di potenziamento. Sicuramente un elemento è quello della necessità di diffondere l'innovazione trasferita sul campo, cioè di provare sia all'interno dell'amministrazione stessa, quindi attraverso, come dicevo prima, ad esempio le figure di agente di innovazione, figure che facciano da ponte per trasferire l'innovazione e metterla un po' a, diciamo, mettere la propria esperienza a supporto di chi ha meno esperienza sulla gestione di tematiche sul digitale. Ovviamente la parte di motivazione, cambiamento, leadership, tutto quello che ha a che fare con la cultura dell'innovazione, è un altro ambito da rafforzare fortemente, proprio perché l'innovazione crea tutta una serie di anche di elementi, diciamo, psicologici, di resistenza al cambiamento, che è una delle cose più diffuse nell'ambito della pubblica amministrazione. Quindi agire su identità, appartenenze, motivazione, leadership è un altro dei filoni che a nostro avviso, anche da queste attività svolte nel progetto, emerge fortemente. L'introduzione di tecnologie e di modelli di lavoro, quindi di processi organizzativi interni che facilitano l'apprendimento e quindi che favoriscono anche in termini di contaminazione, diciamo, di questa innovazione, di contaminazione di competenze in qualche maniera, sicuramente un'altra prospettiva da tenere conto. Come logica conclusiva, l'innovazione è vista, e qui nel modello è ben delineata, deve essere visto come un processo, un progetto a parte su cui investire come un qualsiasi tipo di processo, e quindi da pianificare, gestire, valutare e migliorare. E l'investimento in innovazione sicuramente deve andare verso il capitale umano, quindi le risorse umane. E in ultimo, ovviamente, un processo continuo di formazione in linea con il processo di trasformazione organizzativa e tecnologica. Questo è un po' quello che diciamo
diciamo, è rappresentato dal ciclo di gestione di innovazione e dal modello di leadership, che vuole dare anche un quadro aggiornato di quelli che possono essere i processi di formazione continua e aggiornata degli elementi di competenze che possono, diciamo, andare a rafforzare la crescita della pubblica amministrazione e la crescita del paese. Io penso di questo punto di terminare semplicemente dicendo i prossimi passi della nostra attività, che sono quello della condivisione di questo primo schema, di aumentare il gruppo di casi di studio che ad oggi effettuati, raccogliendo ulteriori feedback da queste interviste che andremo a fare allargando il campo d'indagine, che ci permetteranno poi di aggiornare il modello e di ricondividere un modello aggiornato e un po' più consolidato rispetto a quello presentato oggi. Concludo quindi ringraziandovi e ripasso la parola a Patrizia. Grazie mille Antonio, grazie. Allora, peccato per questi problemi di collegamento che però siamo riusciti a Scusate. superare, passiamo diciamo a questa parte preziosa, no, non ti preoccupare perché recuperiamo anche con le slide. Allora, passiamo a questa parte preziosa, come vi dicevo, per cui abbiamo la testimonianza di una nostra amministrazione pilota, noi la teniamo sott'occhio, la Regione Puglia, perché mi pare che stia muovendo proprio nel senso del processo che poi noi vogliamo che si realizzi e che porta verso la transizione digitale. Quindi do la parola a Maria Morena Aragone che appunto ci illustra il caso della Regione Puglia. Possiamo sforare di qualche minuto, Morena, quindi Perfetto, insomma non ti do. grazie mille, spero mi sentiate, mi vediate, vediate le slide soprattutto che è decisamente più importante. Allora Patrizia, sì, io sono chiaramente qui, ringrazio tutti quanti ovviamente voi per l'invito, ringrazio anche l'ingegner Elefante, l'RTD della Regione Puglia che mi ha chiesto di partecipare, di presentare il nostro modello organizzativo. Mi sembra, diciamo, estremamente coerente rispetto al discorso fatto dai colleghi che mi hanno immediatamente preceduta. Noi siamo partiti da un lungo processo di innovazione che in realtà ormai ha una quindicina d'anni, che passa attraverso un modello che era stato denominato Gaia, e se non ricordo male siamo intorno all'inizio, diciamo, di questa transizione nel 2007, quindi intorno al 2007. Un modello di riforma che vede la struttura dell'amministrazione organizzata in aree specifiche, su specifiche chiaramente competenze verticali. Dopodiché, nella logica ovviamente del miglioramento continuo, ma soprattutto proprio dell'avvicinamento il più possibile a quelli che sono i fabbisogni sia dell'amministrazione, sia ovviamente del territorio, delle ricadute sul territorio, l'amministrazione transita, intorno al 2015 verso l'adozione di un nuovo modello. Questo nuovo modello, che verrà chiamato, ora lo vediamo, Maya, si struttura in maniera profondamente diversa rispetto al precedente. Ve lo faccio vedere perché si basa su due atti organizzativi, un DPGR che vedete qui citato, il 443 del 2015, e una DGR, la 1518, sempre del 2015, dalla quale poi tra l'altro sono tratte le immagini che vedrete proprio sul modello organizzativo. Questa è la struttura di Maya. La struttura di Maya ha una caratteristica fondamentale, si basa su quello che viene definito dalla dottrina il modello ambidestro. In estrema sintesi, perché ovviamente non ci possiamo addentrare, che cosa succede? Quelle che erano aree organizzative omogenee diventano dipartimenti, dipartimenti che hanno una funzione che sempre all'interno di questo modello viene definita di exploitation, quindi di focalizzazione su specifici ambiti e specifiche attività, ai quali vengono affiancate le agenzie regionali che vengono considerate aventi un ruolo strategico. Quindi all'interno del modello organizzativo ogni dipartimento o struttura equiparata a dipartimento ha un'agenzia di riferimento strategica, che ha invece funzioni di exploration, quindi funzioni in realtà molto ambiziose, di sperimentazione, funzioni di diversificazione delle attività. Da un certo punto di vista, chiaramente questa è una mia valutazione, potremmo quasi immaginare le funzioni dipartimentali come la realizzazione, l'attuazione sulle attività del presente, quindi quelle che ovviamente sono contenute nei nostri piani operativi, nei programmi strategici, eccetera. Mentre la funzione delle agenzie è
molto simile a quello che potrebbe essere in un prossimo futuro. Quindi c'è una funzione di affiancamento ovviamente alle attività, quindi una funzione accessoria, non chiaramente usando il termine in funzione diminutiva delle loro attività, ma di complementarietà delle attività, ma di contro anche una forte impronta sperimentale, quindi cercare di capire qual è il trend anche di innovazione del futuro. Tutto questo, diciamo, percorso, che è un percorso, cito senza nominarlo, un collega della Regione Veneto che parla sempre di una beta permanente. Allora, noi qui siamo in beta permanente perché è un modello organizzativo che tra l'altro impara da se stesso e cerca di migliorare nelle modalità migliori, appunto, per essere aderente al territorio e alle esigenze del territorio. Nel 2021, con la DGR numero 773, che vedete qui citata, viene nominato il nuovo responsabile della transizione al digitale, l'ingegnere Elefante che ho citato prima. In questa DGR viene però anche vengono trasferite le funzioni specifiche dell'RTD dalla struttura in cui erano in precedenza incardinati, Dipartimento Sviluppo Economico, quindi il dipartimento che si occupa della trasformazione digitale prevalentemente del territorio, quindi degli enti del territorio, vi faccio vedere adesso dove viene trasferito, all'interno del gabinetto del Presidente. Quindi in perfetta, secondo me, aderenza a quello che sono le attività, le mansioni e anche il ruolo strategico dell'RTD. Noi parliamo sempre di attività trasversali, competenze trasversali, funzioni trasversali. L'ufficio dell'RTD è sicuramente normativamente qualificato come tale, perché è un ufficio alle dirette dipendenze dell'organo politico ed è un ufficio che ha delle funzioni che ricadono ovviamente a pioggia su tutte le attività, non solo dell'amministrazione, ma anche una serie di servizi che vengono resi al territorio. Questa modalità quindi consente una più diretta relazione dell'ufficio RTD non solo con l'organo di vertice, ma ovviamente con tutte le strutture collegate, come vedete in questa, diciamo, schematizzazione, ovviamente anche in questo caso estremamente sintetica, così come è organizzata la regione oggi. Però in realtà non siamo stati fermi qui, nel senso che l'ufficio RTD ha tantissime competenze normativamente previste, poi ci sono circolari integrative, ma anche una serie di attività che vengono ulteriormente ampliate, per esempio dalla previsione dell'articolo 18 bis del CAD, perché c'è un ruolo assolutamente più ampio dato proprio della competenza generale in tema di transizione al digitale, che quindi non riguarda sempre e solo esclusivamente l'articolo 17 del CAD. Per cui il nostro RTD, ovviamente l'organo politico, hanno ipotizzato la creazione, vi faccio vedere adesso prima l'impronta riorganizzativa, di una strutturazione dell'ufficio che potesse incidere maggiormente sulla struttura dell'organizzazione. Questa riorganizzazione dell'ufficio è passata attraverso un atto di giunta, che è questa DGR la 1219 del 2021, con la quale si è dato l'avvio al processo di riorganizzazione delle attività. Questo processo di riorganizzazione segue, quindi si lega funzionalmente a la riorganizzazione che era stata fatta negli anni precedenti. Menziono soltanto, chiaramente per darvi degli input di riflessione, Puglia Login e Puglia Digitale, che quindi hanno posto le basi per la realizzazione sul territorio di quelle che erano delle azioni specifiche che poi ritroviamo ovviamente anche nei triennali ICT per la pubblica amministrazione, i triennali di Agid. Con la DGR invece dello scorso anno, la 12-19, si è voluto fare un passo in più. Si è voluto quindi porre le basi per ristrutturare, quindi riorganizzare l'amministrazione dal punto di vista digitale. Quindi nella sua accezione più totalizzante e più completa, non per niente noi parliamo a questo proposito di avvio del percorso di realizzazione del piano di riorganizzazione digitale. Quindi non solo un piano ICT triennale, ma un vero piano di riforma, di riorganizzazione dell'amministrazione, come vedete ovviamente dal punto di vista dell'approccio al digitale / innovazione. Come vedete, proprio per spunti o per punti essenziali,
digitalizzazione completa dell'apparato amministrativo, razionalizzazione dei sistemi informativi, interoperabilità, monitoraggio e governance, integrazione con gli altri servizi dell'amministrazione, accessibilità dei procedimenti amministrativi, un punto che mi sta particolarmente a cuore, ancora promozione e sviluppo del lavoro già fatto negli anni pregressi sull'apertura dei dati del patrimonio informativo pubblico, implementazione ulteriore del catalogo dei servizi digitali della regione, eccetera. Quindi diciamo un lavoro molto molto ampio che è in fase di chiusura, cioè in fase addirittura d'arrivo. È stato diciamo effettuato tramite una raccolta di fabbisogni, una raccolta partecipata, ora vi faccio vedere partecipata con quale modalità, e approderà in giunta entro il 31 maggio di quest'anno, quindi tra pochissimi giorni, nella sua diciamo prima configurazione, che sarà poi ovviamente rivista periodicamente. Quello che vi dicevo, su questo inizio di riorganizzazione dell'ufficio ha inciso una determina, la 117 del 2021, dell'ufficio del responsabile della transizione al digitale, che ha creato la struttura di supporto. Questa struttura di supporto si compone di quello che noi chiamiamo l'RTD diffuso. Che cos'è l'RTD diffuso? L'RTD diffuso è una modalità, secondo me bellissima, perdonatemi veramente il commento assolutamente spontaneo, di condivisione non solo dei processi decisionali e organizzativi, ma anche di valorizzazione delle competenze. Le competenze già presenti da parte ovviamente di colleghi che hanno particolare vocazione, no, per il digitale e per l'innovazione, ma anche di competenze da acquisire tramite percorsi formativi specifici. L'RTD diffuso in sostanza è l'individuazione all'interno dei singoli dipartimenti e delle strutture equiparate a dipartimento di colleghi regionali interessati a seguire il percorso di innovazione e di strutturazione dell'RTD, una o due persone per ogni dipartimento, tali da costituire un organico, attualmente siamo all'incirca una quarantina di persone, di referenti nei singoli dipartimenti. Questo che cosa porta? Due vantaggi innegabili, poi ce ne possono essere tantissimi se magari ci riflettiamo, ci possiamo anche riflettere poi insieme in altri contesti. Sicuramente una raccolta più immediata delle esigenze delle singole strutture. Chi ci lavora, la menzione se non ricordo male l'ha fatta prima Federica, ha parlato di competenze di innovazione per tutti i soggetti che lavorano all'interno dell'amministrazione. Chi lavora all'interno dell'amministrazione conosce meglio, ovviamente, chi lavora nella specifica struttura sa quali sono le esigenze della sua specifica struttura. Per cui è più facile sicuramente la fase di raccolta dei fabbisogni, è più facile anche la fase poi di monitoraggio nel momento in cui l'innovazione, la nuova procedura viene introdotta all'interno della struttura amministrativa, viene introdotta all'interno della specifica struttura. Di contro, questo ovviamente permette al lavoro dell'RTD di essere ancora più d'impatto, perché in questo modo l'RTD non si limita ai quattro componenti attuali dell'ufficio, l'ingegnere Elefante, oltre a me l'ingegner Alessandro Antonio Zizzari e il dottor Catalano, Diego Catalano, forse ingegnere anche lui, siamo tutti ingegneri tranne me. Non si limita a queste quattro persone, ma amplia, dilata la propria struttura organizzativa, riuscendo quindi a raggiungere tutte le parti dell'amministrazione. Questo tra l'altro poi comporta una serie anche di approcci particolari, la possibilità di formare meglio non soltanto i colleghi dell'RTD diffuso, ma loro tramite per esempio anche i colleghi delle singole strutture dei dipartimenti. Abbiamo avviato un percorso di formazione sperimentale sull'accessibilità documentale, l'accessibilità totale al patrimonio informativo regionale, inteso come atti e anche come documentazione in uscita, è diventato anche un obiettivo specifico all'interno del piano della performance, quindi stiamo lavorando anche in questa direzione, che mi sembra assolutamente importante. E poi mi permetto anche di dire, cosa da non dimenticare, permette di valorizzare il ruolo dei colleghi, perché tanti all'interno dell'amministrazione hanno competenze specifiche che per motivi di probabilmente concorso o comunque per motivi di posizione, di ruolo, di incarico ricoperto, non è detto siano perfettamente aderenti alla funzione svolta in ufficio. Quindi partecipare all'ufficio dell'RTD consente ad alcuni di loro di
approcciare anche un contesto che magari sentono particolarmente vicino. Quindi questa modalità, che prevede poi tutta un'altra serie di cose, tipo, non so, dei tutorial particolari da realizzare, eccetera, si sta portando avanti tramite questa strutturazione che vedete. Il lavoro dell'RTD non si è fermato a questo pezzo fondamentale dell'RTD diffuso, ma in realtà in addirittura d'arrivo anche la creazione di una specie di rete barra RTD diffuso, quelle che prima abbiamo definito le agenzie regionali strategiche, ma anche le due in-house regionali, vedete qui i loghi istituzionali, per la creazione anche in questo caso di una rete di relazioni più strette che possa portare non solo alla condivisione di buone prassi, che è assolutamente imprescindibile, ma a mio avviso anche proprio alla possibilità di porre in essere azioni comuni. Questo anche nella logica della realizzazione dei principi proprio dell'attività amministrativa. Io ricordo sempre efficienza e efficacia, ma anche riduzione della spesa, che fanno parte un po' dei mantra di tutti i giuristi che lavorano in questo settore, non vanno mai dimenticati. Ovviamente questo anche come approccio più allargato, non solo per il tramite delle strutture regionali, ma anche tramite un coordinamento con i comuni del territorio, in questo caso non soltanto tramite l'RTD, ma anche tramite la sezione trasformazione digitale, che è all'interno del Dipartimento Sviluppo Economico e che attua i progetti che hanno proprio specifiche ricadute sul territorio, come dicevamo prima, quindi attua i progetti che sono di trasformazione digitale del territorio. Qui vedete un elenco di comuni pugliesi, ovviamente non esaustivo, sono tanti e non ci stavano. Vi aggiungo inoltre che sempre nella logica della rete, quindi della condivisione, della individuazione e anche analisi di problemi comuni, tramite il supporto preziosissimo di Agid abbiamo realizzato una sottorete nell'ambito di rete digitale nazionale, che è la rete digitale Puglia, che si pone in questo caso come una community vera e propria degli RTD pugliesi, quindi non gli RTD della regione, ma gli RTD di tutti gli enti del territorio, in modo da appunto condividere delle scelte strategiche. Per esempio, menziono un'altra cosa che mi sta molto a cuore, il tema del riuso. Il tema del riuso che non soltanto è all'ordine del giorno, ma che ovviamente ha una spinta fortissima all'interno anche dello stesso codice dell'amministrazione digitale, che quindi in questa modalità ci permette anche di valutare tra RTD e quindi tra amministrazioni comunque ricadenti nel territorio regionale alcune, diciamo, valutazioni in comune. All'interno di questa rete abbiamo cominciato, ahimè con estremo ritardo, un po' a rilento per via appunto del grande lavoro che state vedendo sul piano di riorganizzazione, abbiamo cominciato anche a condividere alcuni spunti di riflessione. Tra questi, per dare anche un'identità alla nostra community, abbiamo fatto un piccolo contest per la scelta del nostro logo. La scelta, come vedete, è ricaduta sul primo dei loghi, che è questa stilizzazione di Castel del Monte, quindi uno dei nostri simboli pugliesi per eccellenza. I loghi sono stati realizzati nell'ambito della comunicazione istituzionale della Regione Puglia e quindi sono stati poi votati dalle persone che fanno parte attualmente della nostra rete. E arrivo, quindi chiudendo un po' anche simbolicamente il percorso avviato da Federica, ma anche le riflessioni di Antonio, sulla necessità di individuare delle competenze all'interno dell'ufficio RTT. Allora, che sia ufficio in senso stretto, come il nostro, quattro persone, o ufficio RTT diffuso, quindi un ufficio più allargato, sia esso concreto, sia esso virtuale che sia. La nostra idea, da quella da cui siamo partiti, è avere un presidio, quindi almeno una persona, su quelli che sono stati, secondo noi, secondo l'RTD, secondo appunto la governance della Regione Puglia, i settori da presidiare, quindi i temi specifici. Io li ho divisi in organizzativo, tecnico e giuridico, perché ognuno di questi settori corrisponde a una specifica PO, cioè il collega Diego Catalano che si occupa del project management e della reingegnerizzazione dei processi, che è sempre una parola diabolica da pronunciare. Il settore tecnico o tecnologico sistemistico, che viene presidiato da Alessandro Zizzari, e il settore giuridico, che al momento, diciamo, presidio io.
Ovviamente l'ufficio non può essere strutturato di sole 4 persone, voglio dire, chiunque di voi approccia, immagino tutti, la transizione al digitale sa quanto questo sia estremamente complicato da fare in poche persone, perché si rischia, a me capita spesso, l'effetto collo di bottiglia, cioè arrivano 30 spunti normativi, tecnico-giuridici da approfondire, per cui diventa estremamente complicato presidiarli da soli. Allora, mi permetto a questo proposito una piccola riflessione. Come vedete sulla destra io ho inserito 3 screenshot. Competenze digitali, il progetto della funzione pubblica sulle competenze per l'amministrazione pubblica, il logo del programma Digital Europe e il Digital Compass. Questo perché? Semplicemente per ricordare a tutti, me compresa, che la formazione, io mentre parlavo ho sbirciato un po' la chat, qualcuno ribadiva l'importanza della formazione continua, è essenziale non soltanto come pubblici dipendenti, non soltanto come ufficio RTD, ma come cittadini. Quindi ricordiamoci sempre che oltre che pubblici dipendenti siamo sempre anche cittadini. Quindi la formazione ci aiuta nel, non soltanto nell'accountability, lato amministrazione, ma nella consapevolezza del nostro approccio al digitale. Questo quindi per evidenziare come il momento è estremamente favorevole, perché ci sono, è vero, degli obiettivi da raggiungere che ricadono su ciascuno di noi e che comportano anche un notevole dispendio, no, di attività all'interno degli uffici, ma ci sono anche delle opportunità grandissime di formazione e sviluppo delle competenze connesse proprio all'attuazione di questi obiettivi. Per cui il suggerimento appunto che do a tutti, me compresa, è quello di seguire il più possibile le attività formative per cercare di star dietro il più possibile, comprendere il più possibile tutti i processi di innovazione in atto, cercando, perché poi se vogliamo utilizzare una parola per chiudere questa breve ricognizione, cercando il più possibile di collaborare, di mettere insieme le energie, le risorse, ma anche le visioni, il che aiuta non poco. Io mi fermerei qui e niente, vi ringrazio, vi lascio le nostre email eventualmente anche in chat per dell'RTD regionale, se qualche collega di qualche altra amministrazione avesse bisogno eventualmente di approfondire o avesse piacere ad approfondire la nostra strutturazione. Grazie. Grazie mille Morena, grazie della testimonianza, sei stata chiarissima e l'RTD diffuso, dal mio punto di vista, è l'unico modo per la sopravvivenza dell'RTD nominato. Quindi allora noi vi ringraziamo, ringrazio appunto ancora Federica Ciampa, ringrazio Antonio Tappi, vi ricordo che trovate le slide alla pagina di Eventi PA da cui vi siete iscritti, tra poco troverete anche la registrazione di questo webinar e vi invito a collegarvi sempre alla pagina di Eventi PA per sapere quando realizzeremo gli altri due webinar collegati a questo ciclo. In questo momento, questa settimana, stiamo dando prevalenza alla settimana dell'amministrazione aperta. In chat vi ho messo il link dove potete trovare tutti gli eventi che stanno anche registrati su Eventi PA. Quindi se vedete, questa settimana c'è molta diciamo ricchezza di argomenti che riguardano appunto soprattutto i temi del governo aperto. Il nostro di oggi sulle competenze digitali ricade nell'ambito dell'obiettivo dell'inclusione digitale. E sul tema della formazione, come diceva Morena, è molto importante. Vi ricordo che ci sono molte iniziative per cui la formazione è gratuita, quelle che citava appunto Morena, e anche di queste trovate notizia anche sui siti di Formez, per esempio appunto il progetto competenze digitali per la PA che Formez realizza per il Dipartimento della Funzione Pubblica. Allora vi ringrazio ancora e vi do appuntamento alla prossima volta, che sapremo quando vi collegherete alla nostra pagina di eventi. Grazie mille, grazie per la partecipazione. Grazie.